Buongiorno, buongiorno, è giovedì 14 marzo 2019, pronti per la rassegna stampa di Mattino 6. Rivedremo i fatti principali che hanno caratterizzato la giornata di ieri, rivedendo anche dei servizi realizzati dal TG6. Subito le edizioni del centro, partiamo dalle prime pagine delle testate locali. Edizione di Pescara, l'apertura, 70 bus sulla strada Parco a Pescara in arrivo mezzi a metano, poi quelli elettrici, si parte il prossimo inverno. E poi sotto la testata si parla tra le altre cose di economia e di lavoro, rilevamento 2018 Istat, Abruzzo 8.000 occupati in più, ma la crescita è lenta. E poi la politica, regione, commissioni, consigliari, parte la sfida, PD, Civiche, 5 Stelle, ambiente, Arta, qualità dell'aria, dati giornalieri sul telefono. La novità annunciata ieri, la foto notizia a centropagina, orari più lunghi per la Movida, residenti infuriati, nuove regole in piazza Muzzi a Pescara. E poi i richiami, politica a Pescara, Toto Sindaco, quattro nomi per la Lega, sono quattro i nomi che la Lega può spendere per la candidatura a sindaco di Pescara, sembra molto probabile una scelta interna al Carroccio, in pole position resta però Pier Giorgio Landini. A Montesilvano, anziana truffata per strada, colpo da 3.000 euro, a Serra Monacesca nel Pescarese, avvocato sparito, ora si mobilita un intero paese. Sotto la fotonotizia, sempre la cronaca, ladri a scuola, i bimbi non entrano a Pescara, furto nell'istituto di via Rubicone, la dirigente dirotta gli alunni all'Antonelli. E poi a piè di pagina lo sport Pescara, Sottil suona la carica, domani la sfida con il Cosenza, l'attaccante in redazione del centro chiaramente, pronti per lo sprint promozione. E poi in basso sempre, domani a Venezia, l'extravergine abruzzese in mostra a Oglio Capitale. Il centro edizioni di Chieti Lanciano Vasto, l'apertura ruba 20.000 euro d'oro, condannata, si finge cliente dell'oreficeria, infila i gioielli nella borsa e scappa, pena di 8 mesi. E poi a centropagina la fotonotizia, eccola qui, gli alunni del Vico scoprono povertà ed emarginazione a Chieti, il progetto per la solidarietà. E poi i richiami sempre a Chieti, comune, lite da 520.000 euro col Parco Paglia, uno scontro giudiziario da 520.000 euro da un lato il comune che presenta il conto degli oneri di urbanizzazione, dall'altra la società Parco Paglia che ha realizzato un albergo 4 stelle in via Piaggio. E poi ad Atessa, Blutech a rischio gli stipendi di 200 operai, a Vasto strisce blu in città, arriva il nuovo gestore. E poi ancora, torniamo alla cronaca, a Lanciano in particolare i primi risultati, inchiodano i 6 banditi, assalto alla Villa dei Martelli, le tracce lasciate confermano le accuse ai romeni. E poi a Guardia Grele, ricerche senza esito, Benito, 2 anni di mistero, domani la ricorrenza della scomparsa del pensionato. E poi l'edizione teramana del centro, ricostruzione 5 milioni in un mese. L'ufficio speciale di Teramo accelera, ma resta dietro alle regioni Lazio e Marche. E poi a centropagina la foto notizia, eccola qui, aperto al pubblico lo storico archivio di foto Nardini, oltre 100.000 immagini di Teramo e provincia. I richiami, ecco, li andiamo a leggere. Oggi a Teramo il ministro Tria parla di appalti all'università. Sarà il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, ad introdurre questo pomeriggio il seminario Gli appalti e i contratti pubblici, organizzato da Università e Ordine degli Ingegneri. A Roseto degli Abruzzi, incendio doloso dei Vandali vicino al circolo tennis, a Tortoreto aree edificabili, IMU più leggera per i proprietari. E poi di nuovo la cronaca, maltratta la mamma, condannato 3 anni e 4 mesi a un 45enne di Sant'Egidio che si giustifica, ero ubriaco. E poi in basso presentata la
trentesima edizione, la Fiera Agricola cambia passo, tante novità per l'evento in programma a Teramo in aprile. E poi l'edizione aquilana del Centro Ultimatum della Lega a Biondi, all'Aquila, nuova giunta, c'è il comune nel caos, cittadini e opposizione occupano l'aula, e qui vediamo una immagine appunto del Consiglio Comunale dell'Aquila. E poi i richiami sempre all'Aquila, la macchina salva capelli per oncologia, un casco che raffreddando la testa durante la chemioterapia salva i capelli, aiuta la donna a curare la malattia. Si chiama DigniCap ed è il nuovo macchinario donato al reparto di oncologia. Andiamo poi con il giallo nel Fucino, la difesa, niente lesioni sul corpo di Collinzio Dorazio. A Sulmona, medico malato, l'ambulatorio resta chiuso. E sempre a Sulmona gioca la Juve, ladri nelle case dei tifosi, in un appartamento rubati due orologi e 100 euro, l'altro colpo fallisce. Poi in basso, sempre all'Aquila, avvicinandoci all'anniversario del decennale del sisma del 2009, dalle tende al progetto case, le esperienze dei lettori nel periodo del terremoto. Cambiamo testate, siamo sul Messaggero Abruzzo che apre con le vicissitudini del Consiglio Comunale dell'Aquila, crisi in comune, Biondi in bilico, l'Aquila rimpasto rovente, il primo cittadino forza la mano e nomina Daniele vice, la maggioranza fa mancare il numero legale, salta il Consiglio, ipotesi tutti a casa. E poi sotto la testata Teramo, il ministro Tria all'università oggi fa lezione sugli appalti, sempre all'Aquila, ricostruzione, crimi, tasso di intervento del 55%. E poi per lo sport, Serie B, Balzano e Crecco suonano la carica al Pescara. Vincere, siamo in pole, la città può darci una grossa mano per battere il Cosenza. Il match winner dell'andata è sicuro di ripetersi questa volta all'Adriatico. Crecco realizzò in realtà il gol dell'1-1 nella partita d'andata. E poi pianta marina per salvare la costa dall'erosione. L'Arta propone di tornare a far crescere la cischia nei fondali. A centropagina abbiamo intanto la fotonotizia, ospedale addio Maltauro a Chieti, la ASL ora affonda il project. Poi bancarotta dell'azienda ittica, sigilli alla società, due indagati, l'inchiesta avviata a Bologna, sviluppi nel capoluogo adriatico. A Tessa, dopo gli arresti, un commissario alla ex Blutec. E poi in basso all'Aquila il caso bullo a scuola, c'è il perdono. La prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: stipendi, Team diffida il comune, trasferimenti in ritardo o decurtati, partecipate in difficoltà con fornitori, dipendenti e previdenza. A Giulianova, Lido delle Palme per il TAR, la scheda è tutta da rifare. E poi per la cronaca, assolti tunisini accusati di voler sfregiare il giudice. Andiamo a centropagina, la protesta di Greta domani in città, la manifestazione per il futuro del pianeta che prende spunto proprio dalle idee della sedicenne svedese, poi se ne parlerà nelle pagine delle testate nazionali, vedremo ancora meglio. Di spalla Carlo Simone, cacciati dai sottanelliani per aver mantenuto la posizione. A Roseto intanto è quasi pronta la sede della finanza. E poi a Villa Rosa, arresto bis per gli estorsori cinesi, scoperto un altro tentativo ai danni del ristorante. In basso, argomento terremoto, crimi, incontra i sindaci Anci, annuncia misure shock per avviare la ricostruzione. Lasciamo la città, lasciamo i quotidiani locali in realtà, andiamo ad aprire il segmento dedicato ai quotidiani nazionali e partiamo dal Corriere della Sera, donne uccise, lo sconto di pena diventa un caso, nuova sentenza shock, lei lo aveva illuso. E poi in taglio medio, Brexit, divorzio verso il rinvio, no all'uscita senza intesa con l'Unione Europea. Di spalla, migrazione sanitaria, via dal sud per curarsi, l'esodo di 800.000 malati. Sempre di spalla leggiamo l'accordo tra Italia e Cina, 50 trattative, Mattarella, regole severe, l'Europa rassicura, non siamo preoccupati.
La prima pagina di Repubblica, ed ecco quanto vi stavamo dicendo in precedenza con la protesta domani, noi i ragazzi che non vogliono morire di clima. L'intervista appunto a Greta, l'adolescente svedese che guida la protesta, domani in piazza in tutto il mondo, fermiamo il disastro. L'ONU, ogni anno la terra malata fa 9 milioni di vittime. Lei è appunto Greta Thunberg, sedicenne svedese, che dice: non possiamo essere noi giovani a salvare il pianeta, non c'è abbastanza tempo, tocca agli adulti intervenire e devono farlo adesso. E poi l'analisi: porti, ferrovie, reti digitali, l'ira dell'America sui tesori italiani che la Cina vuole. Il caso Trump scavalca l'agenzia USA per la sicurezza, stop ai 737 Max e la Boeing crolla. E poi in basso Ronaldo, 3 gol in borsa da 270 milioni, in 90 minuti ha fatto guadagnare il doppio del suo prezzo. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Fatto Quotidiano, che dedica l'apertura al caso Sarti, diffusi dai social a politici e giornalisti filmati intimi della deputata 5 Stelle Onorevoli Guardoni, si vedono i sexy video, poi tutti con Giulia, avevano iniziato a parlare le Iene, poi anche 8 e mezzo, il garante della privacy: non diffondete le immagini, ma sembra tutto troppo tardi, è una legge contro questa gogna, ancora non c'è. E poi in taglio medio, Via della Seta, l'ambasciata USA convoca il governo, il leghista Picchi dagli americani. Sotto la testata calcio, la bolla sta per scoppiare, il nuovo doping delle plusvalenze, i ricavi fittizi per nascondere le perdite, strani scambi della Juve con Genoa e Sampdoria. E poi dalla Gran Bretagna, Brexit, si va via solo se c'è l'accordo, ma oggi si rivota. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina del Messaggero, che dedica l'apertura al caso Brexit. Londra verso il rinvio, Westminster approva la mozione che esclude il no deal, oggi il voto per ritardare l'uscita. L'Italia pensa a un decreto salva investitori in caso di rottura tra Gran Bretagna e Unione Europea. Sotto la testata per lo sport, piani giallorossi, Roma pallotta, aspetta Sarri e pensa già alla rivoluzione. Scendiamo sotto il titolo d'apertura, l'irritazione del MEF, escluso da Di Maio, Italia-Cina le garanzie del Colle agli Stati Uniti, ma l'accordo non riguarda la rete 5G. Requisiti rigidi, reddito, domande accolte solo a metà, stretta antispada. In taglio medio, la fotonotizia, uxoricida per rabbia, la pena è dimezzata, sentenza sciocca a Genova, 16 anni, un'altra donna uccisa a Vicenza. E poi la strage di alberi, beffa a Roma, abbattuti quelli sani, inchiesta della Corte dei Conti sugli sprechi del Campidoglio e il rischio crolli rimane. Andiamo sulla prima del Mattino, l'apertura anche in questo caso sulla vicenda Brexit, no alla Brexit senza accordi ma Unione Europea e Italia temono il caos, il Parlamento respinge il no deal, Londra pronta a chiedere il rinvio, Bruxelles e Roma preparano misure lampo per difendere i risparmiatori. Sotto la testata per lo sport, Europa League, Napoli a Salisburgo, Ancelotti alza la voce, no a cali di tensione, alla allarme Fabian Ruiz. Poi Universiadi, il grande pasticcio di Napoli a 100 giorni dal via, cantieri tutti aperti e liti sul San Paolo. Proseguiamo e siamo sulla prima di Libero, bonus per tutti, gli spreconi di Palazzo Chigi. Nello staff del Premier ci sono solo fenomeni, il premio di produzione va al 100% dei dirigenti, il partito anticasta ha aumentato del 25% le spese della Presidenza, il conto 2 miliardi. E poi due foto a centropagina, il tiro a Matteo, lo sport nazionale, Salvini ha troppi nemici, perciò piace alla gente. Il ritiro del Che Guevara grillino, chi l'ha visto più, Di Battista è fuggito. Andiamo ora sulla prima del Manifesto, la terra di Greta, questo è il titolo d'apertura, difendiamo la terra dai grandi che la distruggono, parlano gli studenti che domani saranno in piazza per la marcia globale sul clima, il Fridays for Future, nato intorno alla protesta della giovane svedese Greta Thunberg, allarme ONU, la vita del pianeta è a un bivio. E poi
sotto la testata. Di Maio apre al dialogo con i sindacati via a tavoli tematici a partire dallo sblocca cantieri, ma il nodo è il salario minimo. La prima del Sole 24 Ore, questa è l'apertura, imprese e sindacati, fronte unitario su Unione Europea e Lavoro, nominato il patto della fabbrica, Confindustria e CGIL CISL UIL, ieri primo incontro, prossima settimana i tavoli, le parole di Boccia, l'Unione Europea non sia l'alibi per non affrontare i problemi, cantieri e taglio del cuneo, salario a 9 euro, aggravi per 1,5 milioni di aziende, benefici al 22% dei lavoratori. A centropagina la foto notizia, cooperative in bancarotta, CMC sotto tiro all'estero, cause ostaggi tangenti. In taglio medio i bancari chiedono 200 euro e il diritto alla disconnessione nella nuova piattaforma depennato, il salario d'ingresso per i giovani. E poi le parole della D di Leonardo Profumo, difesa comune in Europa, l'amministratore delegato presenta i conti a fine 2018, ordini per oltre i 15 miliardi, carri armati, elettronica, caccia, il manager punta su accordi a tutto campo. La prima pagina della Stampa, l'apertura, crisi, un italiano su due non riesce a pagarsi farmaci e visite mediche, il 32% fa fatica ad acquistare carne, il 53% costretto a rinunciare ai viaggi, sondaggio shock sulla capacità di spesa, stato sociale a pezzi se il debito schiaccia le famiglie, di Marco Zatterin. Poi l'intervista all'economista Giovannini, il paese rischia di esplodere, ora un nuovo welfare. E poi a centropagina fotonotizia, Salvini, uno scudo anti stranieri per l'accordo con la Cina. Siamo sulla prima pagina del Tempo, lascia il palazzo un politico per bene, se ne va tra gli applausi di tutti i colleghi Guido Crosetto, fra i pochi competenti e stimati. A Il Tempo si racconta e svela, Silvio Berlusconi fu fatto fuori per la guerra sull'energia. Sotto la testata, muri imbrattati in tutta Roma, ma il comune fa rimuovere vuota Garibaldi del 48 a Garbatella, invece dei graffiti cancellano il Cimelio. E poi scendiamo con la foto notizia, la vicenda è quella del sfortunato nuotatore Manuel Bortuzzo, il sorriso di Manuel, tornerò in piedi, parla il nuotatore ferito nel raid di Aciglia, i miei aggressori dovrebbero provare quello che ho provato io. E poi di spalla 20.000 multe all'anno, Roma capitale dei guidatori al telefonino. E poi la prima pagina della Verità, un altro scontro nella maggioranza, il patrocinio del governo, ai gay sì, alle famiglie no, il Movimento 5 Stelle cede alle pressioni di mondo LGBT e sinistra e spinge Palazzo Chigi a togliere il logo gratuito al Forum Mondiale di Verona. Negli anni la Presidenza del Consiglio ha sponsorizzato di tutto, dai Pride alle sagre di paese, ma le unioni naturali fanno paura. E poi la fotonotizia, secondo il Ministro Grillo, la priorità del Paese è la legge sulla eutanasia. In taglio medio, contestate fatture false all'ex tesoriere PD, si aggrava la posizione del renziano Bonifazi nell'inchiesta su Parnasi, ci sono dubbi su 150.000 euro. Siamo sulla prima del Secolo, niente hard, anche se, puntini puntini, il Secolo non pubblica foto e video della Sarti, ma rifletta se stare ancora in Parlamento. E chiudiamo questa fase dedicata alle testate nazionali con la prima pagina dell'Avvenire, che apre così, tutti giù per terra, scendono, i ragazzi scenderanno in piazza domani in 140 città per salvare il pianeta, dall'allarme ONU, un quarto delle morti premature dovuto all'inquinamento. Venerdì per il futuro, mobilitazioni in Italia e nel mondo per sensibilizzare i governi sul clima. E poi in taglio medio i vescovi indiani danno battaglia per i poveri, mai più paria. La Chiesa cattolica prende posizione con un documento a favore delle minoranze di tutte le fedi. E poi in taglio medio, anche in questo caso vicenda Brexit, Londra vota ancora no e punta a una proroga, bocciata pure l'ipotesi del no deal, oggi la richiesta di rinvio. E possiamo
lasciamo lasciare le testate nazionali, siamo di nuovo sulle locali, ripartiamo dal centro. La pagina 2 è dedicata al lavoro e ai dati Istat. L'Abruzzo recupera occupati, ma la crescita è troppo lenta. Nel 2018 registrati 8.000 posti di lavoro in più, ne mancano 12.000 per arrivare al livello pre-crisi. L'economista Mauro dice che senza innovazione il settore industriale esaurirà la sua spinta propulsiva. Poi pensione a quota 100 in Abruzzo, 2.778 domande. In basso Intex, da 14 mesi senza reddito, la lettera dei 70 ex dipendenti a Comune e Regione, rispettate gli impegni presi. E poi ancora aumentano i consumi di auto, mobili ed elettrodomestici. Findomestic ha monitorato la spesa delle famiglie abruzzesi per i beni durevoli nel 2018. Pescara e L'Aquila in testa. E poi in basso 12 eccellenze abruzzesi a Olio Capitale a Venezia. Da domani a lunedì 18 il Salone dell'Extravergine Salce, un prodotto sinonimo di territorio. E poi ancora siamo alla pagina Abruzzo e il nuovo consiglio regionale che si è insediato 2 giorni fa. PD che ha tenuto la prima seduta, 2 giorni fa. PD, Civiche e Movimento 5 Stelle, parte la sfida delle commissioni. I gruppi di opposizione indicano i componenti degli organismi consigliari. La maggioranza aspetta la surroga degli assessori. Il nodo della vicinanza, della vigilanza. Bisognerà aspettare il 26 marzo per vedere sugli scranni i consiglieri di maggioranza al completo. Il Partito Democratico, Legnini presidente, Abruzzo in Comune, si costituiscono in forma di federazione. E poi ancora di spalla leggiamo qualità dell'aria anche sul telefono, i dati dell'ARTA, il nuovo portale dell'agenzia regionale. Su questo fatto noi abbiamo realizzato ieri un servizio, vediamo. sira.artaabruzzo.it, questo l'indirizzo internet del nuovo portale sulla qualità dell'aria in Regione Abruzzo. Il sito consentirà di superare tutte quelle problematiche legate alla difficoltà di accesso ai dati di rilevamento delle centraline gestite dall'ARTA su tutto il territorio regionale. Sia da PC che da smartphone è possibile accedere alla rete regionale di rilevazione della qualità dell'aria con 16 centraline posizionate in 3 zone. L'agglomerato urbano Pescara Chieti, l'area a maggiore pressione antropica, cioè L'Aquila, Terra Mortone e l'area industriale della Val di Sangro, è una zona a minore pressione antropica, lì dove cioè non esistono grandi aziende e grandi centri abitati, sostanzialmente aree montane come Castel di Sangro e Sant'Eufemia e Maiella. L'agglomerato urbano Chieti Pescara, confermano i dati del 2018 e i primi del 2019, è quello con una maggiore concentrazione di inquinamento dell'aria, classificato come scadente, ma la media del 2018 per il PM10, ad esempio, di 26 microgrammi al metro cubo, resta ben al di sotto della soglia di guardia fissata dalla legge in 40 microgrammi. Prendendo in considerazione il parametro PM10, diciamo che sia come numero di superamenti annuali di media giornaliera che come media annua, non ci sono stati sforamenti, quindi superamenti dei limiti di legge. Però ovviamente dai grafici e dai dati che abbiamo rilevato si evidenzia un maggiore impatto di inquinanti atmosferici nell'area metropolitana Pescara Chieti. Gli inquinanti che monitoriamo sono gli inquinanti classici previsti per legge, PM10, PM2,5, ozono, monossido di carbonio, SO2, ossidi di azoto. Dall'esame di questi inquinanti ovviamente hanno tutti origine diversa. Il PM10 per esempio può avere sia origini naturali che origini antropiche. Quindi diciamo traffico, riscaldamento, questi sono i fattori che influenzano di più. Le classiche origini, soprattutto dell'area metropolitana, derivano sicuramente da traffico autoveicolare, da riscaldamento, e ovviamente anche i fattori climatici giocano un ruolo importante in questo, nell'accumulo e nella concentrazione di inquinanti. Sempre nel 2018 gli sforamenti a Pescara, ad esempio, sono stati appena sotto la soglia d'allarme di 35, ma dicono i tecnici di ARTA,
carta, il discorso qualità dell'aria non può essere affrontato sulla singola centralina, piuttosto nel complesso dell'intero sistema dell'area metropolitana Chieti-Pescara. C'è da precisare che il numero di superamenti va calcolato sulla base di ogni centralina, quindi non si sommano il numero di superamenti per l'intera area. Ovviamente siamo nel 2019, sono dei primi dati, quindi non possiamo dare dei giudizi, ancora presto per dare dei giudizi. Pagine di Pescara sul centro, 70 bus sulla strada Parco, si parte il prossimo inverno. Tonelli, presidente di Tua, dice mezzi a metano in attesa di quelli elettrici nel 2020. E poi ancora il caso, i no degli ambientalisti, il numero dei passeggeri non sarà mai sufficiente. I comitati Greenways e FIAB Pescara Bici contro i mezzi sul corridoio verde costano troppo e non diminuiranno il traffico. Si continuerà a usare l'auto. Qui ci sono poi delle prese di posizione. Maurizio Biondi, dopo 20 anni Tua si ostina a portare avanti un'opera gravosa. Ivano Angiolelli, la carreggiata ha dimensioni inadeguate per il doppio senso. E poi Filippo Catania, non crediamo che porterà un calo delle auto in città. Questo dicono alcuni esponenti delle associazioni ambientaliste cittadine. E poi Piazza Muzzi, cambiano le regole, i locali della Movida aperti fino alle 2:30 nei weekend. Il comune prolunga l'orario per i pubblici esercizi all'interno del mercato coperto. I residenti subito contrari, siamo condannati a trascorrere altre notti in bianco. L'obiettivo è incentivare l'innovazione già avviata, per questo è stato dato mandato agli uffici di fare anche un bando per assegnare i locali ancora liberi. Prosegue la deregulation già avviata per le attività della zona e come al solito le promesse fatte dal comune agli abitanti non sono mantenute. Queste le prese di posizione. E poi in basso sindacati polemici con il vescovo assente all'incontro sui lavoratori della Paolo VI. Valentinetti, c'era un delegato. Andiamo avanti in via Rubicone. Ladri a scuola, i bimbi non possono entrare, furto scoperto prima dell'apertura, la dirigente dirotta gli alunni all'Antonelli, tornano a casa quelli della materna. E poi in taglio medio, a 12 anni trova un portafogli e va in questura, Federico Orsini stava andando a giocare a pallone con gli amici nel giorno del suo compleanno. Andiamo avanti verso le comunali, dunque torniamo alla politica, la Lega punta su 4 nomi per la corsa a sindaco. In pole position c'è sempre il docente Landini, spunta anche l'ipotesi Chiavaroli, in alternativa ci sono i consiglieri regionali appena eletti De Renzis e D'Incecco. Qui vediamo alcuni dei nomi potenziali: Pier Giorgio Landini, Riccardo Chiavaroli, Luca De Renzis, Vincenzo D'Incecco. E poi in taglio medio addio alla dottoressa che amava gli altri, chiesa stracolma per Norma Bellucci, socia di Inner Will, il ricordo del marito Roberto Lattanzio. E poi ancora le studentesse pescaresi che hanno partecipato al reality di Rai 2, le gemelle altro che maleducate, nella realtà siamo brave a scuola. Cora e Marilu Fazzini di Città Sant'Angelo, che a Pescara frequentano il linguistico e MIBE, si raccontano all'indomani dell'ultima puntata del collegio in cui sono state espulse a un passo dall'esame finale. Andiamo avanti con le pagine di Montesilvano e la finta beneficenza. In due truffano 3.000 euro a un'anziana, chiedono soldi per pagare il notaio e le promettono 25.000 euro. I carabinieri invitano a segnalare episodi sospetti. Poi la cronaca in taglio medio, botte e violenze all'ex compagna, quarantenne finisce in carcere dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia. E poi in basso ai balneatori l'estensione delle concessioni. Consegna ufficiale degli atti demaniali validi fino al 2033, il sindaco Maragno, valorizziamo il turismo. E poi ancora, sempre a Montesilvano, bilancio, 100 emendamenti bloccano l'approvazione. A ora di pranzo l'assemblea si scioglie, il consiglio comunale viene rinviato a martedì prossimo. D'Ignazio del PD, li discuteremo tutti. E poi ancora a Francavilla al mare, tennis, feste, Blue Bar, l'estate francavillese più ricca di eventi. Il comune investe 500.000 euro per realizzare il cartellone. Peppino Di Capri l'8 di agosto e Roberto Vecchioni il 10 saranno le star. Eccolo qui Peppino Di Capri.
Avanti ancora, siamo in Val Pescara, Popoli, sotto passaggio pronto e ora si cambia la viabilità in attesa di collaudo e apertura al traffico. L'assessore annuncia il ritorno del doppio senso di transito in via Moro. E poi ancora andiamo con le pagine di Chieti, la sentenza, colpo scoperto, ruba 20.000 euro di gioielli, condannata, furto messo a segno in una oreficeria da una finta cliente, la titolare, giustizia è fatta, ma quell'episodio mi ha segnato. E poi in taglio medio, spaccio via WhatsApp, 4 condanne, pene da 8 mesi fino a un anno e mezzo per un giro di droga in città, le dosi richieste con i messaggi. In basso, autovelox invisibile, la multa è annullata, il giudice di pace cancella la sanzione verbale, illegittimo e completo e incompleto, pregiudicato il diritto alla difesa. Andiamo avanti, siamo a Guardiagrele con la vicenda del pensionato scomparso Benito, un mistero che dura da 2 anni. Domani la ricorrenza, ricerche senza risultati, la figlia qui intorno di lui non c'è traccia, ma questa per noi è una tortura. E ora le pagine di Teramo, terremoto, ricostruzione al via, fracassa, le pratiche post-sisma sono più veloci, ma non basta. Il consigliere di Futuroin rende noti i numeri dell'ufficio speciale per la ricostruzione, a febbraio chiuse 39 procedure per 5 milioni, però Marche e Lazio sono molto più avanti, dobbiamo ringraziare D'Alfonso per i 2 anni di stallo. E ci sono le parole del sottosegretario Crimi che dice presto le nuove misure, il sottosegretario auspica la massima collaborazione dal Parlamento. In basso l'appuntamento di questo pomeriggio, il ministro Tria parla oggi all'università, aprirà il seminario sugli appalti pubblici organizzato dalla facoltà di giurisprudenza con gli ingegneri. Proseguiamo, siamo sempre a Teramo con la cronaca, ubriaco maltratta la mamma, condannato a 3 anni e 4 mesi, un 45enne di Sant'Egidio in aula si scusa con la donna, quando bevo non capisco niente, è in carcere dopo 2 episodi avvenuti l'estate scorsa e dice ora mi voglio disintossicare. A Silvi invece il mercato settimanale deve tornare in centro, per commercianti e residenti lo spostamento rivitalizzerebbe il lungomare, la proposta sarà sottoposta all'attenzione dell'amministrazione comunale. E ora le pagine dell'Aquila con la vicenda della crisi in comune, Biondi nomina Daniele assessore e la Lega dà l'ultimatum al sindaco. Centrodestra nel caos, Teramo ha 24 ore per convocare una riunione di maggioranza o usciremo dalla giunta, a scatonare le ire del movimento di Salvini, l'incarico all'esponente UDC senza consultazioni, a far saltare il tappo della maggioranza la mancanza del numero legale in consiglio comunale ieri mattina, il primo cittadino si difende, l'incarico necessario per problemi normativi e il momento delicato della città. L'opposizione e i cittadini occupano l'aula, la protesta per il consiglio saltato per mancanza del numero legale, cartello con scritta vergogna. E poi ancora verso il decennale del terremoto, 10 anni fa il comune voleva spostare gli uffici in periferia, se oggi si insiste sulla necessità di rientrare dentro le mura, nel 2009 si voleva fare il contrario, torna il tema degli impianti del Gran Sasso da privatizzare, la gestione ha prodotto soltanto debiti. Il 22 febbraio altra scossa di 2.2 Richter, l'INGV sta tenendo sotto controllo la lunga sequenza, promesse e annunci dal treno più veloce per Sulmona alla pista ciclabile lungo la Terno al parco eolico di Scoppito, evidentemente per ora solo promesse. Poi al via lavori per 20 milioni tra centro storico e frazioni, pubblicato il 38esimo elenco dei buoni contributo per la ricostruzione post sisma, interessati edifici alla Villa Comunale, zona campo di Fossa e San Pietro. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina, furti a Sulmona, Champions Amara, gioca la Juve, ladri nelle case dei tifosi, proprietari assenti per vedere la partita, in un appartamento portati via orologi e 100 euro.
euro. Fallisce l'altro colpo per le forze dell'ordine, potrebbe trattarsi degli stessi malviventi che nell'ultimo mese hanno messo a segno diversi colpi in tutto il comprensorio. Ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, spazio ora alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo per leggere le pagine di Messaggero, la città, lo sport e altri servizi. Ancora buongiorno, ci ritroviamo con Mattino 6, prosegue la nostra rassegna stampa con il Messaggero Abruzzo. Ecco qui la nuova regione, imprese e turismo, la scommessa dei fondi europei. Marsiglio e l'assessore Febbo esaminano i possibili investimenti, ora si vuole dare una chance alle piccole e piccolissime aziende. Riguardo alla promozione del territorio, il milione a disposizione sarebbe invece insufficiente. E poi con la sponda Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, inutili i voti dei pentastellati, l'ufficio di garanzia dato per scontato a Legnini, intanto si lavora già al varo delle commissioni. E siamo ora alle pagine di Pescara, verso le elezioni comunali, Toto Sindaco, Forza Italia sceglie il sondaggio, gli azzurri affidano alla demoscopia la scelta tra Albore Mascia, Mascia Antonelli, lunedì il vertice con Lorenzo Sospiri e Pagano in aumento. In tutti i campi l'influenza della nuova classe dirigente regionale. Blasioli sonda i possibili candidati del PD. Esauriti i riti di insediamento all'emiciclo, si apre ufficialmente la corsa alle elezioni del 26 maggio. La Lega non intende rinunciare a Pescara per Giorgio Landini tra i papabili. Ieri il primo incontro Salvini, Meloni, Tajani. Il centrosinistra incassa il no di Umberto Coccia, in salita la costruzione dell'ampia coalizione. E poi ancora subito i bus a metano sulla strada Parco, la soluzione ponte della Tua in attesa della consegna dei filobus exquisiti. E poi il presidente Tonelli, ascoltato ieri dalla commissione trasporti, restano il nodo viabilità, il no dei comitati. Viale dei Pini, il cordolo della discordia, pareri contro dopo il caso dell'ambulanza, dibattito acceso tra i contrari alla ciclabile, il popolo delle bici, Mascia subito una soluzione. In taglio medio, marijuana al Mantonè, via ai controlli in tutte le scuole. L'istituto passato al setaccio ieri mattina dalla polizia con l'aiuto dei cani antidroga. Nei prossimi giorni in programma blitz a tappeto a Pescara e provincia, la questura in campo a tutela dei giovani. Proseguiamo sempre e siamo alla cronaca. Bancarotta, due pescaresi nel mirino, perquisizioni e sigilli alla società Felù che gestisce un supermercato Eurospar. La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri per oltre 20 milioni, tutto parte dal fallimento di un'azienda di Budrio. E poi nel pescarese a Serra Monaceto, vento, pioggia e neve rendono difficili le ricerche del pescarese scomparso da Serra Monacesca, dove è stata trovata l'auto di Ferrante, fino a Passo Lanciano, battute continue con droni e cani. Proseguiamo e siamo sulle pagine aquilane. Biondi è l'ora più tormentata, il sindaco pensa alle dimissioni, il primo cittadino stretto tra le spaccature dei partiti e la mancata risposta del governo sui fondi per il bilancio. Riflessione nella notte, forse oggi la decisione finale, l'idea di lanciare un segnale chiaro a tutta la coalizione. L'incontro a Roma con il sottosegretario ha fatto traboccare un vaso già ampiamente colmo e la nomina di Daniele apre ufficialmente la crisi, salta la seduta del Consiglio perché gli alleati non si presentano alla riunione. Il centrosinistra occupa l'aula, è il punto più basso. Vediamo il servizio sulla crisi in Consiglio Comunale all'Aquila. È crisi nera ormai al Comune dell'Aquila. È stato nominato innanzitutto durante il Consiglio Comunale Raffaele Daniele come vice sindaco, cosa che ha voluto fortemente il sindaco Pierluigi Biondi per rimpiazzare l'assenza di Guido Liris, nominato assessore regionale. Il rimpasto di giunta però non appare vicino e così
La maggioranza ha reagito disertando in massa il consiglio comunale previsto per stamattina, una cosa, secondo la minoranza, fatta in maniera deliberata. C'erano soltanto Ferdinando Colantoni di Insieme per l'Aquila che voleva essere presente, visto che c'era anche il comitato di Sassa che si sta occupando delle antenne, era prevista infatti la discussione, e Maria Luisa Iani di Forza Italia. Era presente anche il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari e c'era pure l'assessore di Fratelli d'Italia Alessandro Piccinini. Altri consiglieri e assessori si sono visti ma molto alla spicciolata, senza neppure entrare nell'aula del consiglio comunale. Dopo l'appello, visto che c'erano soltanto 13 consiglieri, Tinari ha sciolto la seduta per mancanza del numero legale e così è scoppiata la bagarre nella minoranza, che ha deciso di occupare l'aula del consiglio comunale. È stata lasciata vergognosamente vuota dall'amministrazione, mai si era toccato un punto così basso. Si convoca un consiglio comunale e non si presenta né la maggioranza né all'amministrazione. È una mancanza di rispetto nei confronti non solo dei consiglieri di opposizione che dalle 9 orario di convocazione erano presenti in aula, ma dei cittadini. Una cosa mai vista, secondo la minoranza, insomma, questa, con gente che ha deciso di andare in regione, dicono, e poi Mancini se la prende pure con i consiglieri comunali giovani. Non ho mai assistito a una cosa del genere. Oggi abbiamo visto la maggioranza decidere di compiere una premeditata assenza di massa, sapendo che c'erano all'ordine del giorno questioni importanti come l'antenna di Sassa. I cittadini di Sassa sono stati rimbalzati più e più volte. C'era finalmente la prima delibera dell'era Biondi, quella sui centri storici, e loro ciononostante decidono di compiere una premeditata assenza di massa, perché poiché non sono in grado di mettersi d'accordo sulla spartizione delle poltrone, cioè sulla composizione della nuova giunta, stanno litigando e non avevano quindi numeri per poter votare le proprie delibere. Perché? Perché quindi si stanno ricattando a vicenda. A questo noi stiamo assistendo. E il 31 di marzo scade il termine per la presentazione del programma annuale del bilancio di previsione e stiamo a zero, non c'è nessuna proposta, solo questa giunta e questo sindaco, quello era rimasto della giunta del sindaco arroganti, avessero perlomeno l'umiltà di capire che non sono in grado di governare questa città e quindi farebbero bene a lasciare il loro incarico e tornare a casa. Ultima annotazione, è così. Questa arroganza di ragazzi che sono stati eletti a 25-30 anni in consiglio comunale, che invece di studiare e capire come si amministra una città, vivono e parlano soltanto di slogan alla popolazione. Proseguiamo sempre all'Aquila, più dignità alle pazienti oncologiche. L'associazione Una Storia Felice ha donato all'ospedale apparecchiature per salvare i capelli dalla chemioterapia. I medici: non si tratta soltanto di un problema estetico, c'è chi rifiuta le cure per evitare gli effetti collaterali. L'iniziativa nasce da un papà teramano che ha perso la figlia per un tumore. Gli ex Intex: la regione deve salvarci, a 14 mesi della chiusura del sito Nuovo Accorato, appello. E siamo in Marsica, la fabbrica El Foundry verso la vendita. I rumors parlano di fine mese. Intanto un nuovo accordo sull'orario di lavoro ha trovato il benestare del sindacato. La nuova busta paga farebbe pensare all'imminente arrivo di acquirenti, altri volti in giro confermerebbero la cessione della vicenda. Si parla ormai da diverso tempo, ma nelle ultime ore la notizia appare sempre più insistente. Siamo alle pagine di Chieti, ospedale project verso lo stop. Al vertice della ASL arriva Orsatti, l'assessore Febbo: sono soddisfatto per aver scongiurato un disastro totale, domani scadrà il contratto di Flacco, la sua sostituzione senza spoil system. Poi ancora primi effetti del nuovo governo regionale nel mondo della sanità. Poi ancora siamo alla vicenda della ex Bluetech: sequestrate carte contabili. L'inchiesta siciliana con l'arresto dei vertici ha fatto scattare il blitz negli uffici dello stabilimento di Atessa. Alla guida c'è il commissario straordinario Glorioso, sindacati e addetti: stipendi o si ferma la produzione, sollecitata al Ministero dello Sviluppo la cessione dell'azienda alla MA SRL. Vediamo il servizio.
I sindacati rappresentati in fabbrica, FIM, FIOM e WILM, contestavano da tempo la dirigenza della Blutech, presente in Val di Sangro con lo stabilimento di Ingegneria Italia, fornitore di Sevel. Ritardo nel pagamento degli stipendi e sicurezza carente all'interno della fabbrica sono i temi ricorrenti di scioperi e contestazioni. Dopo l'arresto dei vertici aziendali con l'accusa di malversazione nei confronti dello Stato, le organizzazioni sindacali fanno il punto della situazione. In attesa dell'insediamento del commissario straordinario nominato dal Tribunale di Palermo, Giuseppe Glorioso, al quale verrà chiesto un incontro a breve, FIM, FIOM e WILM si sono rivolti al Ministero dello Sviluppo Economico. In ballo, dicono, c'è la trattativa di cessione dell'azienda alla MA. Per Davide Labrozzi, segretario FIOM Chieti, il sequestro preventivo del sito produttivo di Atessa può causare problemi a tutto l'indotto automotive della Sevel. Va detto che il sito, che sostanzialmente occupa un ruolo importante per l'intera azienda, ma io direi per l'intero nostro territorio, perché ecco, bene ricordare che quando scioperammo per diversi giorni si bloccò l'intera area industriale, perché fermandosi la Blutech si fermò la Sevel, si fermò tutto il suo indotto, si fermò tutta l'economia del nostro territorio. Adesso noi siamo assolutamente preoccupati, abbiamo già richiesto un incontro in sede ministeriale per capire appunto come si gestirà questa fase straordinaria e soprattutto per capire come si potrà lavorare per determinare quella che sarà la condizione futura. Per Achille Di Sciullo della segreteria provinciale WILM, l'importante è continuare a garantire il lavoro a circa 200 dipendenti. È una fase delicata per il futuro, che cosa chiede la WILM? Innanzitutto chiediamo di dare garanzie a queste famiglie, a questi lavoratori che hanno sempre lavorato per la Sevel. E noi avevamo in programma per il 20 marzo un incontro tra la Blutech e la MA proprio per fare il punto sulla situazione. A questo punto chiederemo al commissario di se è possibile fare questo incontro con la MA, perché il nostro obiettivo rimane quello che abbiamo già denunciato qualche mese fa, di dare un futuro a questi lavoratori con un'altra azienda che è la stessa MA. Sul Messaggero le pagine di Teramo, sigilli alla scuola Savini, chiudono negozi ed uffici, mancano gli incassi dei 700 studenti con famiglia, restano soltanto sporcizia e atti di vandalismo. Oggi tocca al plesso di Via Pascoli, i danni del post-sisma inguaiano il tessuto commerciale. Leda Ragas, presidente del comitato, 8 milioni sono rimasti inutilizzati, ma ci sono. E poi in taglio medio, fiera dell'agricoltura. Gli studenti diventano cuochi e l'edizione del trentennale, apertura prolungata fino a mezzanotte con prodotti tipici. Andiamo ora a Giulianova. Costantini si candida, Mastro Mauro no. Il leader di Verso è sceso in campo con i cartelloni pubblicitari, ma sono ancora senza simbolo, mentre l'ex sindaco non ci sarà. Posticipato a sabato l'incontro tra la Lega e Fratelli d'Italia, e gli esponenti del Carroccio ne avranno prima uno con Bella Chioma. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, andiamo ora sulle pagine della città, andiamo a pagina 7, la protesta di Greta arriva anche a Teramo, giovani studenti, nuove generazioni domani mattina saranno in piazza per il futuro del pianeta Terra. Le richieste ai governi, energie rinnovabili, risparmio energetico, foreste sostenibili, stop al consumo del suolo, taglio alle risorse fossili, ai sussidi per gli allevamenti e poi più trasporti pubblici. Andiamo avanti, siamo a pagina 8, Team diffida il Comune per gli stipendi, versamenti in ritardo, decurtati o irregolari, partecipata in difficoltà con dipendenti, fornitori e previdenza. È stata formalizzata agli uffici comunali con una lettera nella quale si chiede conto del flusso di cassa. La lamentela appunto è stata formalizzata. Andiamo ora a pagina 9, ricostituito il Comitato
ristretto sindaci ASL, dentro i sindaci di Teramo, Atri, Sant'Omero, Castelli e Alba Adriatica. Giulianova per ora resta fuori, ha un ruolo politico, ha una funzione di indirizzo, controllo e consultazione nei confronti della ASL e della regione, il comitato ristretto per l'appunto. Pagina 10, Teramo nel circuito turistico con Campli e Civitella, siglato l'accordo con i tour operator che d'estate organizzano visite nell'entroterra per i turisti della costa, il pacchetto Pinacoteca, Duomo, siti archeologici e un assaggio di parco fluviale nel tour del capoluogo. Pagina 11, piazza e centro servizi per Colle Atterrato Alto, ecco la risposta dell'architetto Raiola al bando di idee lanciato dall'Ordine degli Architetti un anno fa. E poi il Teatro dei Bambini, Zorba, Fifì e la messa in scena della San Giuseppe. Le classi seconde della scuola teramana portano sul palco della polifunzionale la grande storia di Luis Sepúlveda. E poi ancora, pagina 13, Fiera dell'Agricoltura incentrata sul prodotto. Dall'11 al 13 aprile torna l'appuntamento con la tradizione e l'innovazione. Allo stadio Gaetano Bonolis vediamo il servizio. Si è messa in moto la macchina organizzativa della 30ª edizione della Fiera regionale dell'agricoltura di Teramo. Dal 12 al 14 aprile l'area stadio di Piano d'Accio accoglierà esposizioni di animali, macchine agricole, mercati contadini, piante e fiori, convegni e laboratori. L'evento, che richiama ogni anno migliaia di visitatori dal centro Italia, è curata dall'amministrazione comunale di Teramo in collaborazione con la Camera di Commercio, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e le associazioni di categoria del comparto agricolo. Grazie anche al contributo della Camera di Commercio abbiamo potuto abbassare la quota ai partecipanti della provincia di Teramo, quindi ci aspettiamo una massiccia partecipazione. Dai dati che abbiamo adesso si stanno iscrivendo tantissimi produttori, tantissimi espositori, quindi siamo ben speranzosi. Cosa organizzerete all'interno di questa Fiera dell'Agricoltura? Noi punteremo sul mercato di Campagna Amica, che poi sono anche parte del mercato esistente già a Teramo, al coperto sempre di Campagna Amica, quindi i produttori diciamo un po' autentici del territorio che producono la materia prima e la trasformano. C'è ancora chi vuole fare il contadino? Sì, il nostro settore a livello nazionale ha il tasso di presenza di partecipazione dei giovani più alto e tra queste molte aziende, una su tre è donna, quindi non solo più donna vista come madre, sorella, ma come imprenditrice nel nostro settore, soprattutto nelle parti di trasformazione. All'interno della Fiera dell'Agricoltura di Teramo sarà allestita anche un'area enogastronomica coperta di 500 metri quadri dove i prodotti del territorio si trasformeranno in piatti tipici grazie a cuochi famosi e agli studenti della scuola alberghiera di Popparozzi. Tra le novità, l'opportunità di seguire convegni specifici e corsi di formazione grazie all'IZS Caporale di Teramo. L'IZS di Teramo in particolare sono enti vicini ovviamente all'agricoltura, anzi nascono all'inizio del secolo scorso come tutela del patrimonio zootecnico, combattendo le malattie infettive, quindi assolutamente siamo vicini a manifestazioni come questa. Parteciperemo con un evento formativo per i raccoglitori di funghi e poi in collaborazione con l'università parteciperemo con tre relazioni ad un convegno sulla zootecnia sostenibile. Sempre sulla città politica, cacciati per essere rimasti sulle nostre posizioni dopo l'epurazione in Abruzzo civico, interviene l'ex responsabile provinciale del gruppo Carlo Simone. Il paradosso: prima Sottonelli ha intrapreso la strada verso il centrodestra appoggiando anche alcuni candidati, poi è stato ribadito il civismo puro. Andiamo avanti, notizie dalla provincia. Commissariato di Atri, non è la prima volta che ci provano. Paolo Basilico svela che anche in passato si è cercato di spostare il commissariato ducale lungo la costa. L'attacco, lo spostamento del commissariato costituisce un'azione ostile e ingiustificata contro l'area del sud romano e della vallata del Fino. Apriamo ora la pagina dello sport, sempre sulla città, si parla chiaramente di Teramo Calcio. Celli fissa il traguardo, tranquilli a quota 42, l'esterno mancino vola basso, non parliamo di playoff, per stare sereni servono ancora 8 punti. Nella seduta di ieri, allenamento di Ferrari,
differenziato per Gennaro Armeno, che tuttavia non desta particolari preoccupazioni e sarà disponibile per la gara delicata di domenica pomeriggio. Andiamo a vedere ora le testate nazionali sportive, siamo in dirittura d'arrivo, ecco qui la Gazzetta dello Sport: Juve anno max, dopo l'Atletico i campioni fanno paura a tutte le avversarie, ecco perché i bianconeri possono credere nella Champions. Sotto la testata la sera del giudizio, l'Inter si aggrappa a Perisic, Spalletti serve furbizia, Donnarumma, Romagnoli e Musacchio, metamorfosi il Milan verso il derby. E poi in basso Vettel battezza la rossa, la SF90, si chiama Lina, da belle sensazioni. Proseguiamo con la prima del Corriere dello Sport, il massimo, Allegri ha svoltato, conquistati anche gli scettici, intelligenza tattica, astuzia, forza e sorriso, vi spieghiamo com'è nata la partita perfetta che ha esaltato la Juve, ridimensionato il Ciolo e laureato a pieni voti Max. E poi il divieto di Spalletti, ore 21 l'Inter affronta l'Eintracht, in palio c'è l'ingresso ai quarti di Europa League, il tecnico le assenze, zero alibi, lamentarsi non mi qualifica, io ho le carte giuste. Poi ancora in basso l'Empoli cambia, torna Andrea Soli, il sogno tra 10 anni in piedi, sogno di Manuel Bortuzzo, e poi Ferrari snella, ti chiamo Lina, le parole di Vettel. Quindi tutto sport, insaziabili, Diego esalta Ronaldo, è un animale, pura potenza, il mondo applaude la Juve e Maradona si inchina al fenomeno CR7. Poi ancora Cairo e Izzo ai tifosi, vi promettiamo qualcosa di speciale, Inter in emergenza contro l'Eintracht, però niente alibi, Piontek risponde ai bimbi di tutto sport, vi dico tutto di me, la lezione di Bortuzzo, io fra 10 anni in piedi, punto alle Olimpiadi. Torniamo rapidamente sul centro, l'attaccante ha visitato la redazione del quotidiano ieri, la carica di Sottile, il Pescara è pronto per lo sprint finale, il Baby spera in un'altra chance dopo il debutto al Tombolato, dobbiamo continuare a credere nella promozione diretta. Poi in basso Pillon pensa a Perrotta terzino sinistro e Melegoni mezzala. E poi ancora Serie C, Teramo, salvezza vicina, Celli, servono 42 punti, con il successo sull'Albino Leffe il Diavolo si è portato a più 5 sulla zona playout, il terzino carica in vista della sfida di domenica, battiamo la Virtus Verona. E poi per il campionato di eccellenza, in vista dello scontro diretto tra San Buceto e Chieti, Lalli, Chieti nel cuore, ma stavolta vincerà il mio San Buceto, il tecnico del Chieti Lucarelli studia il rilancio neroverde, pensiamo positivo. Andiamo ora sulle pagine dello sport del Messaggero, Balzano torna e suona la carica, Pescara io credo nel secondo posto e la nostra portata è di questo gruppo, la città dico viviamo questo finale, possiamo fare belle cose, siamo lì in vetta. E poi Crecco, voglio il sigillo bis contro il Cosenza, lui che aveva segnato già all'andata il gol dell'1-1. E poi per il basket, Roseto e Iannelli, millennial rivelazione, sfrutto l'occasione giusta quando vengo chiamato in campo da D'Arcangeli. E poi ancora per la Serie C, Teramo, mai dire playoff, l'esterno Celli prima di raggiungere quota 42 punti, che significa salvezza assicurata. Se battiamo la Virtus dedicheremo i 3 punti a Gomis infortunato. E poi per il basket di Serie B, Amatori, Di Fabio lascia a fine anno, il presidente amareggiato dopo l'eliminazione dalle Final Eight, società molto forte. Si ferma qui, finisce qui la rassegna stampa di Mattino 6, che tornerà domani mattina alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con il TG6, le edizioni principali, quelle delle ore 14, 19 e 23. E poi vi ricordo l'appuntamento del giovedì sera con Velo, la trasmissione dedicata al ciclismo condotta da Jacopo Forcella e curata dall'ideatore Luciano Rabottini, presente anche lui ovviamente in studio. Grazie in regia a Claudio Di Giacomo e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.